Buonasera a tutti, amici di Rubrica Rossonera. Ultimo video della giornata, andiamo a riassumere tutte quelle che sono le notizie della giornata di oggi. Una giornata ricca di incontri. A casa Milan oggi è stato Minoraio, Mino La che ha parlato con il Milan, di Romagnoli e di Zlatan Ibrahimovic. Su Romagnoli c'è cauto ottimismo perché il procuratore Minoraio la deve assecondare. Questa volta la ferma volontà di Romagnoli di restare in Rossonera e Nero, di continuare la sua avventura col Milan. C'è da trovare il punto di incontro sulla riduzione dell'ingaggio. Il Milan ha in qualche modo gradito la volontà del giocatore di restare di abbassarsi anche l'ingaggio un giocatore che attualmente percepisce 5 milioni e mezzo ma ora non essendo un titolare inamovibile ha capito che deve ridursi l'ingaggio per restare il rosso nero il Milan è disposto a offrire 3 milioni e mezzo vedremo eh, se il giocatore sceglierà di in qualche modo rinunciare 2 milioni, milioni all'anno e di restare così in Rossonero. Filtra ottimismo perché la volontà, la ferma volontà di Romagnolo è quella di rimanere in Rossonero dove quest'anno complice anche tante partite e non la, in un'età non più giovanissima di chi è, sta trovando maggiore continuità nello scacchiere di Stefano Pioli, con cui il rapporto comunque anche, anche mh, se non c'è questa titolarità inamovibile però il rapporto è davvero molto molto buono. Un altro sito di Raiol è sempre Ibrahimovic, Ibrahimovic potrebbe continuare a giocare col Milan, la volontà di entrambi, del Milan e di Ibrahimovic è quella di continuare insieme, c'è solo un enigma, l'enigma è la condizione fisica, condizione fisica che dovrà essere valutata giorno per giorno, si dice che verso la primavera ci sarà un incontro tra le parti, tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic Ibra, per vedere se continuare insieme, la volontà di Ibrahimovic c'è, vuole contribuire e portare avanti e portare in alto il Milan, dalla parte del Milan c'è in qualche modo il riconoscimento dello status di giocatore importante, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista carismatico, di leadership. uno spogliato rosso e nero da parte di quindi la volontà è comune. Poi Zlatan ha il sogno, culo, ha il sogno, di giocare l'ultimo grande evento mh, prima dell'addio dell della sua carriera, che è il mondiale. C'è un Mondiale ancora da in qualche modo militarsi, da qualificarsi la Svezia che farà i playoff insieme all'Italia. E quindi bisognerà vedere anche questa situazione. Per quanto riguarda un altro rinnovo, è imminente il rinnovo di Raffaele Ao con il Milan, il Milan che ha trovato un accordo con Jorge Mendes, il procuratore del Noto, procuratore del Potente, procuratore dell'attaccante portoghese, un accordo che vedrà rinnovare il contratto di, di Raffaele Ao fino al 30 giugno 2026, a una cifra davvero importante, passa da 1 milione e 8 a 4 milioni netti a stagione. Questo testimonia la, in qualche modo come il club crede nel talento, nelle potenzialità, nel, nel veramente nel... E le sue grandi capacità e quindi rinnova imminente anche per lui. Il rinnovo imminente anche per Stefano Pioli, manca solo firma e annuncio, ma è tutto ratificato. Il Rai Gazidis, in qualche modo, um, vuole, presentare, vuole presentare il rinnovo di Pioli in grande, in, grande, in grande stile. Quindi nei prossimi giorni arriverà prima della parte con Sassuolo. Il rinnovo meritato per il tecnico nativo di Parma. Altro questione rinnovi sempre. Benasser e Teo Hernandez filtra cauto ottimismo, si vuole chiudere en con entrambi i giocatori entro la fine dell'anno, anche per loro un nuovo importante, da un milione e mezzo a 4 milioni netti stagione per entrambi i calciatori. Milan vuole costruire l'ossatura vincente, vuole costruire l'ossatura che andrà in qualche modo a fare le fortune del Milan nei prossimi anni, quindi prima Pioli, poi Leao, Teo Hernandez, Benasser con Bottonali preso l'acquisto lo scorso anno, con Tomori, ecco, sta in, che se ne mi carica appena rinnovato, sta crescendo un gran bel Milan, ci vuole ancora un po' di fiducia, un po' di, un po di attesa, ma sorgerà e sarà sempre più competitivo grande, eh, questa nostra grande squadra. Altra notizia importante, l'abbiamo già detta, e eh, questo in qualche modo eh, voglia continuamente di crescere. Il Mina sta nel mercato, sta valutando tanti profili. Il profilo di Alvarez come attaccante è ben, in qualche modo è studiato. Da, da tante squadre ma il Milan è sotto, c'è il, il River Plate che comunque continua a chiedere la clausola, la recessione di questo attaccante argentino molto promettente di circa 20 milioni di euro il Milan in questo momento non se la sente nel mercato di gennaio di fare un acquisto così di così, tanto, uh, di così oneroso e quindi vorrebbe pre e preferirebbe in qualche modo acquistare il giocatore a, nella sessione estiva, però è un giocatore che piace, se ne parla, in Argentina dicono che il Milan continua a mandare osservatori per visionare da vicino questo ragazzo vedremo, vedremo cosa succederà e, come sempre, abbiamo fatto anche un video, vi consigliamo di vederlo, la situazione è che si sì, mi ha infastidito questo contatto del Paris Saint Germain e qualche, questo modo di anticipare la concorrenza che sta provando il Paris Saint Germain già a trattare con il giocatore il Milan che sta lavorando molto in qualche modo per non farsi trovare impreparata Renato Sanchez è un giocatore un obiettivo che piace a dirigenza rossonera ma nelle ultime ore Foot Mercato sta parlando anche di questo, di questo giocatore ex udinese Seco Fufana. Seco Fufanà che ha fatto veramente molto bene che sta facendo molto bene con la maglia nel, in campionato nel, in Francia e questo giocatore piace tantissimo c'è il Newcastle il Marsiglia, l'Atalanta e altri club inglesi che sono su questo giocatore che in qualche modo sta veramente facendo molto bene, che ha tirato l'attenzione i grandi club europei. E poi c'è la notizia: un giocatore che l'anno scorso giocava al Milan, che è Diogo Dalò che non trova spazio con lo United, che lo United ha messo qualche volta sempre il veto nel rientro rosso-nero, potrebbe tornare in Italia, potrebbe andare a giocare alla Roma perché José Mourinho lo vuole portare con sé a, in, nella capitale. È un giocatore che mi piaceva molto perché sapeva interpretare bene il ruolo di terzino destro e bene anche il ruolo di terzino sinistro. L'anno scorso ha fatto anche delle buone prestazioni e buoni gol alla prima stagione in Serie A. È un giocatore che mi dispiacerebbe vedere nel campionato italiano. Sinceramente, con un'altra maglia, chiudiamo con una notizia di campo. Notizia importante: il Milan che ha recuperato, eh, sta recuperando Romagnoli e Castiego per la partita contro la Fiorentina. Una partita difficile, una partita tosta e serve in qualche modo la disponibilità di tutti perché è una partita che, in qualche modo, ehm, io la considero una partita decisiva non tanto dal punto di vista. In qualche modo uh, psicologico, non tanto dal punto di vista anche dei punti, dove il Milan comunque è primo in classifica, ha fatto un, per adesso un ruolino di marcia importante, ma in qualche modo. La vedo e la sento una partita importante perché testimonierà ancora una volta la forza di questo Milan. Se Milan dovesse passare a pieni voti anche l'esame Firenze-Fiorentina, Firenze, allora Milan, veramente, questa era una squadra molto difficile da battere perché la trasferta insidiosa del Franchi la trasferta difficile, pericolosa che il Milan dovrà affrontare al meglio. Ma io, come sempre, sono, gran, sono totalmente fiducioso perché conosco bene le metodologie di allenamento di Stefano Pioli, conosco bene come la squadra serena, l'impegno che ogni giorno lo staff e la squadra mettono per a noi tifosi eh, tante tante soddisfazioni. E. Come sempre, se è piaciuto questo video, vi chiedo di mettere mi piace, di condividerlo di scaricare al canale YouTube di Rubrica Rossonera.